parola del Signore, non rimanere nel buio, credi nel Signore Gesù, perché Lui ha dato la sua vita sulla croce, caro di La Spezia. Voglio leggere un versetto della parola. Prima ho letto un versetto potente nel Vangelo di Giovanni, dice: in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. In Lui, cioè in Gesù. Gesù Cristo è la vita. Chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. La vita, la vera vita spirituale, la vita eterna, non della vita. Beppe! Beppe! Ancora oggi io sono la via, alleluia, la verità e la vita. Gesù è la via, tu non puoi arrivare in paradiso tramite Buddha, tramite Maometto, tramite le tue religioni orientali. Non credere alla reincarnazione, alle filosofie, non credere a quelle cose. Oggi c'è tanta gente che crede a delle menzogne, vanno dai mali, vanno a farsi leggere le carte, invece di leggere la Bibbia confidano nell'oroscopo. Ma ti voglio dire, un giorno quelle cose si sgretoleranno, si polverizzeranno, tutte le religioni scompariranno e il Figlio di Dio, il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che è risorto, colui che ha dato la vita, resterà in eterno. Gesù Cristo è l'unica salvezza, popolo, non è una religione. Il Vaticano passerà, il Vaticano non ha predicato la verità. E dice la Bibbia in Apocalisse che un giorno il Vaticano e Roma stessa sarà distrutta. Lo dice la Bibbia. Oh gloria, è per questo che noi siamo qui a predicare la tua parola. E lo predichiamo in ogni modo.